Sono molto lieto di rappresentare il Museo Archeologico Nazionale di Napoli questa mattina e ringrazio naturalmente il direttore generale Massimo Sanna, gli amici di Torino, il presidente Castellen, il direttore Cristian Greco, perché come dire, questa triplice intesa tra questi istituti costituisce una, come dire, un modello di lavoro, tre eccellenze, ma se ci riflettiamo, tre eccellenze giuridicamente anche diverse, no? Quindi un museo di fondazione, un nuovo museo autonomo e una soprintendenza speciale. E questo, come dire, è secondo me anche una originalità di questo percorso, percorso che è iniziato a Torino, anche con pezzi di Napoli, che continua, diciamo, qui a Pompei e che prosegue a Napoli con una caratteristica peculiare, cioè il museo archeologico interverrà nell'operazione riaprendo due sezioni permanenti. Il 28 di giugno avremo la sala dei culti orientali, quindi tutte quelle presenze archeologiche che testimoniano la diffusione dei riti egizi, delle religioni, diciamo in qualche modo orientali in Campania, e poi soprattutto dal 7 di ottobre la riapertura tanto auspicata delle collezioni storiche egizie del Museo di Napoli. In questo senso Napoli si configura quindi da ottobre come una offerta peculiare, diciamo così, anche sotto il profilo del mondo egizio, soprattutto perché testimonia un patrimonio che collezionistico che è precedente in buona parte alla spedizione napoleonica, quindi in qualche modo è un'offerta che integra, diciamo, quella già esistente a livello nazionale. Ma in questo senso ci preme ricordare, proprio nello spirito della collaborazione, che stiamo già avviando con Pompei, naturalmente è una cosa naturale, ma con il Museo Egizio di Torino è una novità, una serie di protocolli scientifici perché avremo bisogno, molto bisogno, di continuare negli aspetti di ricerca, negli aspetti di valorizzazione del nostro patrimonio e poiché, come dire, il Museo di Napoli non si connota per la presenza di egittologi di spicco, noi ci rivolgiamo proprio al nostro partner naturale per implementare al massimo, come dire, ed enfatizzare al massimo i contenuti della nostra collezione. Quindi ci saranno borse di studio, ci saranno in qualche modo finanziamenti che noi destineremo proprio a questo aspetto della ricerca. Ed in più, e voglio ringraziare qui Electa, stiamo predisponendo, diciamo così, l'uscita della nuova guida dell'Egitto, della sezione egizia, che sarà pronta proprio in concomitanza con l'apertura di ottobre, e anche questo costituirà un nuovo modello editoriale perché poi nelle prossime implementazioni del museo che seguiranno negli anni successivi, la guida della sezione egizia costituirà il modello delle altre sezioni. Quindi siamo felicissimi di partecipare a questa giornata e credo che sia un viatico prezioso e un modello di collaborazione che costituisca un esempio veramente non solo a livello nazionale e internazionale. Grazie.